Grazie Corrado. Adesso sta già registrando. Allora, grazie a tutti per essere qua. Mi chiamo Luca Visinelli, sono di Loiano e anche l'anno scorso ho dato una conferenza sui buchi neri. Quest'anno voglio espandere la visione e parlare di quello che sarà e che succederà nel nostro universo. Giusto un ricordo, visto che oggi è mancato Gino Strada, sembra davvero ricordarlo. Passiamo ai ringraziamenti della serata e all'amministrazione che ha permesso la serata assieme alla Prologo Loiano. Un ringraziamento speciale a Alessandro Dini, che si è preso la serata e si è risaputo che ha aiutato nel setup. Quindi un ringraziamento anche a Mario Dall'Oro. Dunque, innanzitutto vorrei dire chi sono. Io sono un astrofisico, lavoro all'INFN Frascati, vicino a Roma, nella sede principale INFN, anche se sto ancora lavorando da casa. Sono all'INFN grazie a una Marie Curie, la borsa europea, assieme alla Fellini Institute. Però ci sono delle novità che arriveranno nel prossimo mese, ovvero... Chi è questo? Questo è T.D. Lee, premio Nobel nel 1957, per degli studi che ha fatto su quello che poi diventerà il modello standard. T.D. Lee che nel 2014, quindi a quasi 90 anni, ha chiesto espressamente di iniziare a Shanghai un centro di eccellenza che potesse rivaleggiare a livello internazionale con gli altri centri americani. E questo è stato adesso completato. Il direttore è Frank Wilczek, premio Nobel anche lui nel 2004, con cui ho collaborato. E io sarò da ottobre professore in questo istituto, sono già nella loro pagina web, per questo nella locandina c'era professore, perché lo sarò da ottobre di quest'anno, quando si spera riuscirò a trasferirmi permanentemente a Shanghai come posto permanente. Dunque, io di solito si parla dell'universo, quindi di solito si sente sempre del Big Bang, da dove veniamo, come l'universo è espanso, eccetera. Oggi io voglio parlare invece di cosa succede dopo, che è un argomento che non si sente mai discutere, ma che è relativamente studiato anche in fisica. Ecco, quindi il macro obiettivo è questo, parlare dell'universo, ma io voglio anche dare un'idea su... come sottotrama, diciamo, su che cosa voglia dire fare ricerca, cosa voglia dire essere un fisico e perché questo è importante per la nostra società, che è una cosa che non sempre viene percepita, perché gli studi che si compiono sono sempre a lungo, sono un lunghissimo impatto della società, non hanno un impatto spesso a breve termine. Bene, allora, iniziamo con la prima era dell'universo, che è appunto l'era primordiale, ovvero il nostro Big Bang cosmologico. Come ve lo immaginate? Di solito se lo si immagina come questa esplosione che è avvenuta nei primissimi istanti dell'universo. Questa può funzionare come visione? Non proprio, perché un'esplosione è qualcosa che avviene in uno spazio, no? C'è uno spazio che permette questa esplosione di avvenire, mentre nei primissimi istanti dell'universo non c'è spazio, si crea nel mentre di questa espansione. Quindi spazio e tempo vengono creati assieme alla materia nei primissimi istanti dell'universo. Inoltre, in un'esplosione c'è un centro. Il centro dell'esplosione da cui dopo si propaga il fuoco.
nel caso dell'universo, nel caso del Big Bang, questo pure non è vero. Ovvero che il Big Bang è un evento che accade ovunque nell'universo all'istante zero, all'istante iniziale. Quindi l'analogia con una esplosione non è praticabile. Ed è difficile anche da capire che cosa voglia dire questo evento che ha portato alla creazione dello spazio e del tempo con sé. Non c'era niente prima, vuol dire che non c'era neanche il concetto di tempo. Non c'era nulla, non si andava da nessuna parte. Poi, per motivi che non sappiamo, che non possiamo studiare, perché il momento del Big Bang è un momento in cui la fisica ancora non può coprire, perché non abbiamo le teorie adatte per descrivere eventi di tale energia, densità e temperatura. Quindi non possiamo andare a studiare cosa è successo, possiamo andare a avvicinarci abbastanza a questo momento zero, ma non possiamo andare a studiare esattamente cosa è successo. Perché è avvenuto? Questo è uno dei grossi misteri, lo rimarrà ancora per tantissimo tempo. E quindi non possiamo dire cosa è avvenuto subito dopo, non possiamo dire cosa è successo al tempo zero. Però dopo sappiamo che, grazie a questa espansione dell'universo, dello spazio, molto veloce, molto rapida, che ha propagato in tutto lo spazio, e lo spazio-tempo che li ha formati insieme a essa, ha propagato le forze, quindi la gravità, la forza elettromagnetica, si sono propagate in questo momento grazie a questo evento del Big Bang ovunque, e abbiamo ovunque le nostre particelle elementari, i nostri elettroni, i nostri neutrini, i nostri quark, che conosciamo come nome da Piero Angela. E cosa succede? L'universo inizia a espandersi, e con l'espansione inizia a raffreddarsi. Vedete, a temperature enormi. Negli istanti iniziali si parla di 100.000 miliardi di gradi centigradi. Quindi adesso qua è caldo, ma dovete pensare temperature eccessivamente inimmaginabili, che però si portano pian piano a essere sempre più basse. Allora, cosa succede quando le temperature diventano sempre più basse? Che queste particelle, che sono molto veloci perché sono eccitate dal calore attorno, iniziano a diventare sempre più iniziano a raffreddarsi, a rallentare sempre di più, e a un certo punto, per esempio, i quark possono incontrarsi assieme e legarsi per formare neutroni e protoni, che a loro volta si legano assieme per formare i nuclei atomici di cui noi siamo composti. Quindi finalmente ecco che si passa agli atomi che noi possiamo di cui noi siamo fatti, insomma, che possiamo toccare. Questo evento del Big Bang ha quindi una teoria che spiega perché esista la materia, perché esistano gli atomi attorno a noi. Sono il frutto di questo raffreddamento che continua ancora oggi, che ha permesso a elementi primi, quindi gli elementi più intimi della materia, di legarsi assieme per formare i nuclei atomici di cui noi siamo fatti. Bene, cosa succede nel momento in cui si passa da questi nuclei atomici, che sono protoni, neutroni, che sono in questo plasma, si chiama, che è il quarto stadio della materia, no? In cui la materia è molto calda. Dal momento in cui questi neutroni e protoni si trovano a raffreddarsi ancora di più, in modo da formare gli atomi che hanno gli elettroni attorno a loro,
Allora, in quel caso lì, la luce, che è ovunque la radiazione in questo plasma, si trova a passare da un mezzo opaco, quindi come un vetro in cui io non posso vedere, un mezzo opaco perché la luce viene assorbita da queste particelle a qualunque frequenza, finché non si creano gli atomi, finché gli elettroni non iniziano a girare attorno ai nuclei atomici primordiali. Allora in questo momento, da un istante all'altro, l'universo diventa trasparente e la luce può arrivare fino a noi. E questa è l'idea della radiazione cosmica di fondo. Questa è la luce nell'universo primordiale che arriva fino a noi e che è una fotografia dell'universo all'istante in cui l'universo passa, il plasma dell'universo passa da essere mezzo opaco, quindi un mezzo in cui la luce non può attraversare, non possiamo vedere dentro al sole, per dire, a essere un mezzo trasparente, perché gli atomi non tengono più la luce che può attraversarli e quindi può raggiungere noi. Quindi queste colorazioni diverse sono diverse colorazioni di temperatura. Questa è la temperatura dell'universo nei primissimi istanti, diciamo 300.000 anni dopo il Big Bang, qua siamo. Zone più blu sono zone più fredde, zone rosso-gialle sono zone più calde. In realtà questa temperatura qui è una variazione di temperatura, quindi l'universo è omogeneo, ha la stessa temperatura ovunque io la guardi, però ha delle piccolissime fluttuazioni, queste sono delle fluttuazioni in una parte su 100.000, quindi bisogna andare a scavare nei numeri 5 cifre dopo lo zero per trovare queste fluttuazioni, altrimenti la temperatura dell'universo sarebbe uniforme, è uniforme anche tutt'oggi. Cosa vuol dire? Vuol dire che ovunque io guardi l'universo, in qualunque direzione io lo guardi, o comunque io mi ruoti, l'universo appare lo stesso, non c'è una direzione privilegiata. Il principio copernicano, portato a livello cosmologico, no? La Terra non è al centro del sistema solare, ma neanche noi come osservatori siamo osservatori privilegiati rispetto a nessuna osservazione. Questo è quello che ci sta dicendo anche questa figura, ci sta dicendo che l'universo è lo stesso ovunque. Bene, continuiamo con il nostro viaggio, quindi l'universo continua a raffreddarsi e noi abbiamo queste temperature diverse che portano a densità di materia diverse, quindi dove è più denso, in alcuni punti dell'universo la materia sarà più densa. E questo cosa succede quindi? Cosa permette? Che per gravità, dove è più densa la materia, in queste fluttuazioni casuali, attrae a sé sempre più materia. Quindi si formano questi filamenti che qua sono dipinti come rossi, insomma, questo chiaramente è una colorazione che permette di dire dove è rosso è più denso, dove è blu scuro è meno denso. Però questa è la gravità che sta iniziando ad agire adesso, che sta portando assieme sempre più materie, e questi semi sono poi le nostre galassie, è quello che noi vediamo nell'universo. Questo è diciamo a 100 milioni di anni dopo il Big Bang, come appare una porzione del nostro universo, con questi filamenti dettati dalla distribuzione della materia, in cui si addensano i nuclei che formeranno le nostre galassie. E quindi avremo l'inizio della formazione delle stelle. Ah, e infatti iniziamo con l'era stellifera. Quindi abbiamo finito con la prima parte, primordiale, passiamo all'era stellifera, quindi l'era in cui siamo adesso, l'era di formazione delle stelle.
Allora, che cos'è una stella innanzitutto? La stella è una stella come il nostro Sole, è un oggetto in cui c'è un continuo, una continua lotta tra due forze. Una è la trazione gravitazionale, quindi il peso degli elementi che formano la stella stessa. La stella vuole contrarsi su se stessa perché è un oggetto lasciato libero nella sua gravità e vuole comprimersi il più possibile. Perché questo non accade? Questo non accade perché all'interno della stella, come nel nostro Sole, vi sono le reazioni nucleari, ovvero vi sono queste reazioni che permettono a l'idrogeno, che è l'elemento principale anche nel nostro Sole e l'elemento principale delle stelle, l'idrogeno che viene fuso in queste temperature altissime di 15 milioni di gradi che sono nel nocciolo del nostro Sole, quindi viene convertito a formare elio. Vedete che l'elio ha 4 palline che sono i protoni e i neutroni. Quindi quanto pesa l'elio? Se l'idrogeno pesa 1, l'elio pesa 4? Non proprio. L'elio pesa quasi 4. Ok, quindi l'elio pesa un po' meno di 4. E dove è finita la differenza tra i quasi 4 dell'elio e i 4 dell'idrogeno? Sono finiti in energia. Questo è grazie alla formula di Einstein, E uguale a mc quadro. L'ho messa perché è conosciuto universalmente. C, 300.000 km al secondo, al quadrato è un numero molto grande, quindi una qualunque porzione di massa in quella formula mi dà un'enorme quantità di energia. Quindi questa differenza tra le due masse dei prodotti dei reagenti è quella che mi sostiene la mia stella, è quella che fa brillare il Sole. Quindi questa energia si arrampica dal nucleo del Sole, dal nucleo di una stella, verso la superficie, e poi da lì viene sparata ed è quella che noi vediamo. E questo è, diciamo, che accade in tutte le stelle. Questo è il modo in cui l'equilibrio della stella viene mantenuta, finché c'è questa reazione disponibile. Stelle più grandi possono bruciare anche altri elementi. Questo è importante, ne parlerò subito tra poco. Quindi, per esempio, ci sono delle stelle più grandi che possono formare anche carbonio, ossigeno e azoto. Questo ce lo ricordiamo per dopo. Ecco, perché è importante? Perché quando abbiamo parlato della formazione degli atomi dell'universo primordiale, in realtà nel Big Bang si formano solamente i primi due elementi là sopra in blu, idrogeno e elio, cioè i più leggeri di tutti. E il Big Bang produce solo idrogeno e elio, che sono gli elementi più leggeri della tavola periodica, e pochissime tracce di litio. Ma noi siamo fatti di carbonio, siamo fatti di ossigeno, dell'azoto nell'atmosfera, e siamo elementi complessi. Quindi il Big Bang non è l'origine dei nostri elementi. Da dove arriviamo? Ecco, allora, queste sono le prime stelle. Le prime stelle si chiamano quelle di popolazione 3. Sono le prime prodotte più o meno dai 100 milioni di anni dopo il Big Bang in poi. Questa è la prima popolazione di stelle che sono fatte solo di elementi primordiali, solo di elementi che sono usciti dal Big Bang. Quindi si dice che sono a metallicità zero, cioè hanno solamente idrogeno e elio. Questa prima porzione di stelle brucia e poi cosa succede? Muore e irradia gli elementi che ha prodotto, di cui noi siamo fatti, quindi irradia gli elementi di cui noi siamo fatti, che vanno a disseminare la galassia e che diventano carburante per la nuova generazione di stelle.
Ecco che questo è il James Webb Space Telescope, un telescopio che finalmente verrà lanciato e sarà il successore di Hubble e che dovrebbe riuscire a captare queste prime stelle formate subito dopo il Big Bang, e di cui ancora non si sono viste, si ha però idea che esistano perché le stelle che noi vediamo, tutte le stelle che noi vediamo, hanno tracce di altri elementi più pesanti, oltre a idrogeno e elio. E queste sono le stelle di popolazione 2 nella galassia, che sono le stelle più vecchie, sono quelle formate subito dopo la popolazione 3, che sono presenti adesso nella nostra galassia, diciamo che sono quelle che stanno morendo adesso. Sono vecchie e hanno pochi metalli, sono quelli originate dalla prima popolazione di stelle. Poi le stelle di popolazione 1, che sono quelle che si stanno formando adesso, di cui fa parte anche il nostro Sole. Quindi le stelle di popolazione 1 sono giovani e sono ricche di metalli, come il nostro Sole. Perché sono ricche di metalli? Perché hanno al loro interno gli elementi che sono stati sparati in tutta la galassia dalle popolazioni precedenti. Le stelle si possono incredibilmente, diciamo, mettere in un diagramma che si chiama diagramma HR, dal nome dei due ideatori di questo diagramma. Cosa vuol dire? Io posso classificare le stelle in base a due cose: la loro temperatura, che è l'asse X, diciamo, è il loro colore. Più una stella è blu, più è calda. Più una stella è rossa, più è fredda. Il nostro Sole è sui 6.000 gradi, vedete che c'è il Sun, Sole, e questo è anche il motivo per cui perché questo è il nostro spettro ottico. Noi siamo piccati sul giallo, poi vediamo un po' nel rosso, un po' nel blu, perché il Sole è giallo. E un'altra composizione invece è la luminosità, quindi quanto una stella brilla nel cielo. Se mettiamo assieme queste due cose, scopriamo che in realtà le stelle si mettono tutte su una linea, che si chiama sequenza principale, che è la linea diagonale. Quindi più una stella è calda, più è luminosa. E cosa vuol dire sequenza principale? Sono le stelle che stanno bruciando l'idrogeno. Quindi dopo vedremo anche i due blob che sono ai due lati, però le stelle della sequenza principale sono quelle che stanno vivendo la loro fase giovane, in cui ancora stanno vivendo, in cui ancora stanno bruciando l'idrogeno, come il nostro Sole. Più una stella è calda, quindi più la temperatura è alta, più è massiva, quindi uno penserebbe anche c'è più massa, sono stelle molto pesanti. Però vivono meno, quindi le stelle molto, perché bruciano molto in fretta, le stelle molto pesanti vivono solo 10 milioni di anni. Il nostro Sole vive sui 10 miliardi di anni. Quindi più si va verso il rosso, più le stelle durano e vivono, e più sono fredde, quindi più lentamente bruciano il loro combustibile. E questa è la nostra Via Lattea, quindi la Via Lattea è la nostra galassia, che è formata da miliardi di stelle, che se guardiamo e mettiamo su questo diagramma HR, quindi se noi classifichiamo in base al colore e alla luminosità, scopriamo che vediamo proprio questo tipo di diagramma, questo tipo di classificazione, in cui abbiamo buona parte delle stelle che sono in questa fase di sequenza principale, in cui stanno bruciando l'idrogeno. Bene, adesso pensiamo un attimo al nostro cielo. I paradossi in astronomia che sono molto facili da enunciare, ma molto difficili da rispondere. Quindi, per esempio, il paradosso di Olbers: com'è possibile che il cielo sia buio nonostante ci siano infinite stelle nell'universo? Cioè, l'universo è infinito, ci sono infinite stelle. Io in ogni punto in cui devo guardare dovrei trovare una stella e quindi dovrei vederne la luce. Quindi questo è un paradosso, però non accade.
nel cielo vedo al massimo 4 o 5 mila stelle. E quindi cosa succede? Beh, in realtà il paradosso di Olbers è risolto perché l'universo è in espansione, quindi innanzitutto non è infinito, ma è finito, come abbiamo detto, dal Big Bang ha avuto solamente un certo periodo per potersi espandere. Inoltre, le stelle più lontane si stanno anche allontanando da noi, questa espansione sta continuando, e le stelle che sono più lontane diventano anche sempre meno visibili perché la loro luce diventa sempre più rossa, va sempre più nell'infrarosso e quindi io non le posso più vedere. Un altro paradosso dovuto a Fermi è questo. Beh, allora, ma ci sono civiltà sviluppate? Cioè esistono gli alieni? Dove sono? Perché noi abbiamo avuto un sacco di tempo per essere qua, nella nostra galassia. La galassia esiste da 10 miliardi di anni. E il nostro Sole esiste da 5 miliardi di anni. Noi ci siamo sviluppati come specie negli ultimi 200.000 anni. Allora, noi siamo arrivati, diciamo, nell'ultima parte dell'evoluzione della nostra galassia fino adesso. E ci sono stati tantissimi altri momenti in cui le stelle, popolazione 2, popolazione 3, quindi quelle più vecchie, quelle più giovani, hanno potuto ospitare il pianeta attorno a loro e hanno potuto sviluppare la vita attorno a loro. Allora, se questo fosse vero, perché noi siamo in un universo, una galassia che sembra sterile? Ecco, allora, rimaniamo sulla nostra galassia e vediamo di capire questo paradosso di Fermi, ovvero dove sono tutte le altre forme di vita. Eccolo qua. Quindi questo è Enrico Fermi, premio Nobel del 38, sapete, no, la storia che è riuscito a sfuggire al regime fascista proprio grazie al suo... praticamente non ha mai parlato male del regime, pur avendo la moglie ebrea. Le cose si sono messe male, lui ha avuto l'ok per andare a prendere il premio Nobel a Stoccolma, lasciando la casa intatta, da lì è partito per gli Stati Uniti. Insomma, ha fatto le cose come andavano fatte. Ecco, allora, vediamo un po' questa equazione di Drake, che è l'unica, vabbè, ho messo io uguale invece qua, però questa è l'unica equazione che io voglio discutere oggi, stasera, come fisico, io vedo tante equazioni. Cioè, quindi, nella popolarizzazione di non metterle, ma questa è molto interessante, perché è fattorizzabile, cioè è un prodotto di tante cose diverse che possono essere spiegate per cercare di capire se c'è una soluzione al paradosso di Fermi. Allora, che cos'è questa equazione? Questa equazione cerca di capire cos'è n, quindi l'obiettivo è stimare il numero di civiltà aliene che sono nella galassia adesso e con cui è possibile stabilire una comunicazione, cioè altri alieni come noi, che stanno utilizzando radio, stanno utilizzando qualche segnale che noi possiamo captare e che sono presenti nella galassia. Quanti ce ne sono? Vediamo. Quindi questo è quello che voglio capire. Allora, questo R è il numero di nuove stelle che ogni anno vengono a formarsi nella galassia nostra. Abbiamo detto che la galassia ha sui 100 miliardi di stelle. Quanto vale secondo voi R? Quante nuove stelle si formano ogni anno nella galassia? Avete un'idea? Dillo tu, dai. Aldo? Ok, se ne formano 3. Quindi 3. In media si formano 3 stelle all'anno in tutta la galassia e tutti i 100 miliardi di stelle nella galassia. È un numero piccolo, ma perché? Perché in realtà noi siamo alla fine della nostra galassia, nel senso che il 95% di tutte le stelle che si formeranno nella Via Lattea si sono già formate e nel restante
momento di vita, periodo di vita della Via Lattea, solamente il 5% se ne formerà ancora. Quindi abbiamo già vissuto il momento importante di prolifero della Via Lattea, adesso andremo a vedere la Via Lattea spegnersi sempre di più. Questo è il motivo per cui il paradosso di Fermi delle civiltà aliene ha senso. Noi siamo già nella coda discendente della vita della Via Lattea. Allora, quindi abbiamo più o meno 3 stelle che si formano ogni anno nella Via Lattea, in tutta la galassia. Ma quante di queste stelle possiedono dei pianeti? Ovvero sistemi solari. Si stima che, questa è la stima della NASA, circa la metà di tutte le stelle abbia un sistema solare attorno a loro. Ovvero si forma la stella, c'è il disco planetario, quindi c'è quello che rimane della nube che ha formato la stella attorno, che può addensare i pianeti che iniziano a girare attorno alla stella, come la nostra Terra, come i pianeti del sistema solare. Bene, adesso quanti pianeti sono nella zona abitabile? E sono circa 2. Cos'è la zona abitabile? È la zona in cui l'acqua è presente come liquido. Se io guardo il nostro sistema solare, Mercurio è troppo vicino al Sole, l'acqua non può esserci, è evaporata, è troppo caldo. Se io vado lontano, Urano, Nettuno, troppo freddo, l'acqua è forma solida, è ghiaccio. La Terra è nel posto giusto al momento giusto, nel senso che qui l'acqua esiste liquida e quindi questo consente alla vita di formarsi. E quindi diciamo che i due termini si compensano, circa 2 pianeti per stella, ma solamente la metà delle stelle ha i pianeti, quindi questi due termini più o meno si compensano tra di loro. Noi effettivamente abbiamo la Terra e Marte, però questo si crede che in media questo sia vero per tutte le stelle che hanno dei pianeti, cioè sono 2 in cui l'acqua è liquida. Andiamo a vedere i prossimi termini. Quindi questi qui sono termini, quelli che abbiamo visto adesso, termini astronomici, astrofisici. Più si va in là, più le incertezze aumentano. Quindi questi qua sono abbastanza sicuri. Allora, ecco, sì, volevo dire anche questa cosa qui, che in realtà sappiamo già che esistono migliaia di pianeti extrasolari. Sapete questa cosa, che negli ultimi 10 anni è esplosa la ricerca di pianeti simili alla Terra, o un po' più grandi della Terra, attorno a altre stelle. Quindi vediamo come altre stelle ospitano pianeti attorno a loro. Come facciamo a vederlo questo? Per esempio c'è una stella e vediamo che la sua luminosità diminuisce per un pochino, poi torna normale, vuol dire che il pianeta è passato attorno. Quindi questo è un metodo che è utilizzato per scoprire nuovi pianeti. Qui i metodi si stanno sempre affinando per vedere pianeti sempre più piccoli e più lontani. Quindi nel prossimo decennio ne scopriremo decine di migliaia. E alcuni sono simili alla Terra, che è la cosa importante, interessante. Bene, allora, quanti pianeti supportano la vita? Allora, cosa vuol dire questo? Vita di qualunque tipo, quindi anche batteri, archee, eccetera. Allora, qua la stima varia, inizia già a essere più difficile farla. Mettiamo che sia il 100%, ovvero se c'è la condizione, quindi se c'è acqua liquida sul pianeta, allora si forma la vita. Come a un certo punto nell'evoluzione del sistema solare, ex esasolare. Per esempio, sulla Terra la vita è apparsa appena possibile. Qua, questo Luca non sono io, ma è il Latest Universal Common Ancestor, cioè è l'antenato comune di tutti quanti. Tutti quanti vuol dire batteri, archee e noi, gli eucarioti.
Quindi questo è il progenitore comune che darwinianamente è stato selezionato per portare la vita su tutta la Terra e a vantaggio dei suoi stessi simili. Quindi il contro di questo argomento però è il geocentrismo. È un argomento basato solamente sulla visione dell'unica specie che vediamo, cioè dell'unico caso in cui si sostiene la vita che vediamo, che è il nostro pianeta. Quindi bisogna fare delle considerazioni ulteriori. Bene, allora, pianeti in cui si forma la vita, ma quanti di questi sono vita intelligente? Questo è un dibattuto come argomento. Cosa vuol dire questo? Quanti di questi pianeti ospitano delle forme di vita? Come noi, ovvero mi piace prendere l'esempio dei dinosauri. Sono vissuti 150 milioni di anni senza mai sviluppare forme di vita intelligenti. 150 milioni di anni è due volte e mezzo quanto sono vissuti i mammiferi nella loro era dominatrice. Quindi non è detto che la vita intelligente non è il fine ultimo dell'evoluzione, è un caso, se volete, un caso che non accade in tutti i pianeti allo stesso modo. E quindi la stima, per esempio, ho preso qua, è prendere 200.000 anni in cui l'uomo è stato sulla Terra, sui 4 miliardi e mezzo di anni di vita del pianeta Terra. Però questo è un numero molto incerto, come potete capire, perché possiamo solamente basarci su quello che vediamo sul nostro pianeta. Andiamo avanti. Allora, quante queste civiltà possono comunicare? Qui la stima di Drake è sul 20%. Cioè, possono comunicare nel senso hanno sviluppato comunicazioni radio. Cioè, quanti di questi sono abbastanza evolute per fare questo tipo di stima? E infine, per quanto dura una civiltà evoluta come la nostra? Ecco, allora, qui vediamo un attimo. Qua ho scelto di mettere due stime. La prima è sui 1000 anni, o la seconda sui 100.000 anni. 1000 anni, allora, noi è da 100 anni che comunichiamo via con la radio, 150 anni. E già abbiamo rischiato con la guerra fredda, la catastrofe nucleare. Quindi L potrebbe essere 100 anni. In 100 anni si sviluppa la bomba atomica e ci estingue. 100.000 anni, 200.000 anni, diciamo un milione di anni invece è l'altra parte, ovvero una specie vivente, se guardate i mammiferi, questi durano dai 100.000 al milione, 2 milioni di anni prima di estinguersi. E noi siamo mammiferi, quindi sicuramente cadiamo come in questo ambito più lungo, però magari noi come specie intelligente abbiamo in noi il seme dell'autodistruzione, che può essere un cambiamento climatico che stiamo pompando, un esperimento di fisica che faremo tra 100 anni per dire qualcosa che distruggerà tutti. Guerre, distruzione mutua, e quindi la stima è più o meno tra i 1000 e i 100.000 anni. Ok, allora vediamo il risultato di questa equazione di Drake. Mettendo la stima pessimistica in cui la vita intelligente è solo lo 0,04% e viviamo solamente per 1000 anni, N è 0,03. Cosa vuol dire? Vuol dire che già qua noi siamo un caso fortuito. Vuol dire che se prendiamo 100 galassie uguali alla nostra, 100 galassie uguali alla nostra, solamente in 3 noi siamo qua e nelle altre non c'è vita adesso come la nostra. Invece il risultato ottimista è sulle 60.000. Vuol dire che nella nostra galassia adesso ci sono altre 60.000
comunità che stanno parlando di questa cosa, che stanno, si stanno discutendo, ma siamo soli nella galassia? Cosa possiamo guardare? Dove sono tutti gli altri? Si fanno le stesse domande. La cosa importante, sì, ecco, questa. Prendiamo per buona la stima ottimistica dei 60.000, quindi dove sono tutti? Dove sono tutte le altre civiltà? Allora, come si può rispondere a questo? Perché ricordatevi inoltre che queste sono civiltà aliene che possono comunicare con noi adesso, ma nell'equazione di Drake si prende in considerazione anche l'adesso, che è importante. Quindi magari noi su un altro pianeta siamo vissuti come noi un miliardo di anni fa e non c'è più traccia di queste cose. Quindi se si rilassano le condizioni di questa equazione di Drake, i numeri esplodono, è altamente probabile che ci siano state altre forme di vita. Vediamo se questo è vero. Allora, per questo allora vediamo un po' dove sono tutti gli altri. Questa è la scala di Kardashev, un fisico russo, che ha tentato di fare questa classifica delle tecnologie aliene. Quindi come dovrebbero apparire questi alieni, se esistono? Allora, bene, la scala di livello 1 è una civiltà planetaria, quindi è una civiltà aliena che è in grado di utilizzare tutta l'energia che proviene dal Sole. Noi adesso siamo, come scala di Kardashev, 0,72. Vuol dire che ci stiamo avvicinando a essere questa civiltà di livello planetario, che dovrebbe utilizzare l'energia del vento in maniera efficiente, l'energia delle maree, l'energia solare in maniera efficiente per raccogliere tutta la potenza che il Sole immette nella nostra atmosfera. Con le stime attuali di crescita di energia, di consumo di energia, se questo continuasse per altri 200 anni, allora raggiungeremmo l'energia richiesta per essere una civiltà di tipo 1. Quindi nel 2200 su queste estrapolazioni, se non succede nulla, saremo una civiltà di tipo planetario, nel senso che avremo efficientato il nostro consumo di energia proveniente dal Sole. Ma noi già stiamo guardando oltre, no? Abbiamo già SpaceX, abbiamo già il turismo spaziale, siamo già andati sulla Luna, stiamo guardando fuori dalla Terra. Quindi cosa succede dopo? Chiaramente noi come specie, diciamo, visto che abbiamo colonizzato tutto, siamo antagonisti, siamo possessivi, quindi vogliamo di più, vogliamo andare a vedere gli altri pianeti, vogliamo colonizzare Venere, Marte, per diventare una civiltà di tipo stellare, che sono civiltà che possono raccogliere non l'energia del Sole sul loro pianeta di origine, ma l'energia del Sole, della loro stella, in totale. Va bene? Quindi non solamente quella che arriva sulla Terra, ma tutta quanta. Per questo esistono i progetti per la sfera di Dyson, che sono pannelli che a Matrioska avviluppano il Sole e la stella in modo da poterne captare energia. Diciamo che questa rappresentazione non è realistica, l'ho messa perché è molto bella, ma non è realistica. Realisticamente quello che si può pensare sono satelliti molto sottili, lo spessore di un virus, dell'ordine del metro quadro
di ampiezza che vanno a avviluppare il nostro Sole, in modo che noi possiamo raccoglierne tutte le energie, anche perché la maggior parte non arriva sulla Terra, viene dispersa nello spazio. Ecco, e questo è come dovrebbe apparire una civiltà di tipo 2. E infatti alcune delle... avete sentito magari dei seti, no? della ricerca di vita extraterrestre tramite onde radio, guardando la galassia per onde radio interessanti, insomma, per segnali. E un altro metodo è guardare se la luce delle stelle scompare o è parzialmente coperta da questo tipo di macrostrutture. C'era anche stato un claim a un certo punto di una di queste, ma non era vero, chiaramente. Bene, andiamo avanti sulla scala di Kardashev, che è galattica, ovvero una civiltà in grado di avere il controllo non solo della sua stella, ma di tutte le stelle nella galassia. Quindi qua si va già sulla fantascienza. Bene, civiltà galattiche non esistono, almeno nella nostra galassia. Quindi può essere che siamo in presenza di civiltà di tipo 1 e 2? E se sì, perché non si arriva alla civiltà 3? Allora, ho un po' di problemi a volte qua. No, ma... Vuoi provare l'altro microfono? Sì. No, va bene, dai, non lo tocco più. No, si sta scaricando. Si sta scaricando. Dici? Non vorrei che fosse rotto. Ok. Bene, allora prendiamo questo diagramma. Cosa succede qua? Facciamo finta che il blu sia la civiltà di tipo 3, è tipo il nostro goal. Lo possiamo raggiungere? Il giallo e il verde sono dei salti, dei step particolarmente difficili per la vita da poter passare. Per esempio, l'esistenza della vita su un pianeta, oppure batterio che inizia a cooperare col virus, si scambiano informazioni invece di attaccarsi mutualmente, oppure la comparsa di vita intelligente. Insomma, sono tutti step che una civiltà galattica deve sorpassare. Il rosso si chiama filtro, quindi è uno step particolarmente difficile, se non impossibile. E allora le opzioni sono tre: o siamo rari, quindi siamo riusciti a passare questo filtro rosso, quindi che è dietro di noi, non l'abbiamo già passato, magari è difficile passare da organismi unicellulari a pluricellulari che sono coordinati tra di loro, e noi però ce l'abbiamo fatto per qualche motivo impossibile su altri pianeti, quindi siamo fortunati. Infatti tutti gli altri si sono fermati prima del rosso. E siamo i primi, è la seconda possibilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima nell'universo non c'erano le condizioni affinché questo accadesse. Adesso accade e ci sono tanti altri come noi che hanno passato questo filtro ma che hanno il rosso davanti. E la terza invece che siamo spacciati, ovvero che questo filtro rosso è davanti a noi e quindi la maggior parte della civiltà si ferma a livello 1, livello 2, ma non raggiunge mai il 3 perché c'è qualcosa insito in tutte le civiltà, l'autodistruzione, un evento astronomico che è inevitabile da qui a un milione di anni, che eradica praticamente tutte le civiltà.
Quindi queste sono le possibili soluzioni, chiaramente non ho la risposta perché per adesso ci siamo solo noi. Diciamo che finché continuiamo a vedere vero vita attorno a noi, lo scenario 1 continua a essere, cioè se noi vedessimo Europa, no? una delle lune, e vedessimo i batteri lì sopra, allora lo scenario 3 diventerebbe plausibile già. E invece se continuiamo a non vedere niente, di nessun tipo di vita oltre che noi, lo scenario 1 è ancora plausibile. Bene, torniamo alla storia dell'universo. Questa è una digressione che volevo fare sulla vita. Allora. Bene, allora abbiamo parlato della vita delle stelle. Torniamo a parlare della vita delle stelle. Questa che ho messo qui è la nana rossa. Le nane rosse sono in quella scala che ho messo prima, il diagramma HR, stelle molto rosse, quindi molto fioche, poco di temperatura bassa, quindi bruciano molto lentamente per miliardi, decine, centinaia di miliardi di anni e con luminosità molto bassa. Sono le stelle più frequenti nella galassia e sono quelle anche meno massive, con meno massa. Ecco, queste hanno, quindi vivono tantissimo e poi alla fine esplodono, quindi quando finiscono il loro carburante tutta la loro massa si trova a non essere più contrastata la gravità non si trova più contrastata dalla fusione nucleare, dalla pressione, e tutto il materiale collassa, forma quella che si chiama una nana bianca, che è un materiale degenere, lasciando quella che si chiama una nebulosa planetaria attorno, come quella che hanno visto i cinesi mille anni fa. Poi ci sono stelle più grandi come il nostro Sole, che infatti è lì, The Sun, sono gialle, quindi hanno massa attorno a quella del nostro Sole, sono grandi come il nostro Sole. Queste se ne vanno via, quindi qua sto parlando della fine di queste stelle, se ne vanno via con un evento pirotecnico che si chiama Gigante Rossa, e quindi il nostro Sole tra 5 miliardi di anni, quando il combustibile all'interno non sarà più sufficiente per tenerlo su, per contrastare la gravità, andrà in questa fase di Gigante Rossa, che lascerà al suo interno, una volta che la parte fuori verrà espulsa per andare a disseminare nuove stelle, lascerà al suo interno una nana bianca, quindi una stella grande quanto la Terra, di cui parlerò dopo. Poi ci sono quelle ancora più grandi, sono le stelle che vanno nella fase di super giganti rosse quando muoiono, per poi finire con uno degli eventi più catastrofici della nostra galassia, che è l'evento di supernova, che è un evento così luminoso da togliere la visuale di tutte le altre stelle nella galassia mentre è in corso. Potrebbe anche essere uno di questi eventi filtro, ovvero un evento di supernova troppo vicino alla Terra che ci irraggia di raggi gamma e che ci potrebbe accadere adesso e che ci uccide, ci stermina senza preavviso. Questi eventi avvengono senza preavviso, lasciando come resto una stella di neutroni, quindi un oggetto densissimo, o addirittura un buco nero, di cui ho parlato l'anno scorso. Bene, quindi in particolare vediamo la vita e la morte del Sole. Questo è il nostro sistema solare, noi siamo tra Venere e Marte, poi c'è Mercurio che è il pianeta più interno e poi c'è il nostro Sole, questa è la nostra condizione attuale. Il Sole è vissuto per più o meno 5 miliardi di anni,
andiamo avanti e vediamo cosa succede. Ecco, allora, tra altri 5 miliardi di anni ci sarà questo evento in cui il materiale che viene bruciato all'interno del Sole non sarà più sufficiente a mantenere la stella in equilibrio, che collasserà su se stessa. E quindi il Sole andrà in una fase di subgigante per poi avere una prima fase di red giant, di gigante rossa, che durerà per qualche decina di milioni di anni. Questo evento sposterà la zona abitativa di cui ho parlato prima, quindi la Terra non sarà più abitabile, noi saremo già estinti da un bel po' in questo momento, a meno che non saremo i primi ad aver passato questo filtro, non ci saremo spostati in altre zone, per esempio Marte resterà nella zona abitabile in questa prima fase di gigante. E inizierà poi la stella a bruciare elio, non più idrogeno ma elio, che è una cosa molto interessante perché noi siamo fatti di carbonio, quindi come ho detto prima l'elio ne vale 4. Allora, se uno prende 2 atomi di elio, 4 più 4 8, beryllio è instabile, quindi non ci interessa molto adesso, però se noi prendo 3 di questi nuclei di elio, 4 più 4 più 4, 12, carbonio, quindi questa fase di evoluzione stellare è quella che ha permesso a noi di essere qua, perché è quella in cui viene formato il carbonio di cui siamo fatti, ma anche l'ossigeno, che è 16, 4 più 4 più 4 più 4, l'azoto, che è 14, quindi anche 2 nuclei di idrogeno vanno dentro. E, insomma, in queste fasi in cui la stella brucia, in cui la stella muore e passa a fasi successive e bruciando elementi più pesanti, è quella che ha portato agli eventi che vediamo fino al ferro. Poi, per andare sopra ancora ci sono altri metodi. E poi, ecco, tra 7 miliardi di anni il Sole andrà nella sua fase di gigante rossa, andrà nella sua fase di gigante rossa e si porterà come radiazione fino all'orbita della Terra. Questo sarà il momento in cui il Sole eietterà buona parte della sua massa nello spazio cosmico, lasciando una nana bianca al suo interno, che sarà questa stella delle dimensioni di della Terra, che si spegne molto lentamente, che non brucia più, ma che emette radiazione come corpo termico. Ecco, allora, parliamo del gruppo locale. Cosa succederà ancora da qui a questi 5 miliardi di anni? Quindi abbiamo visto che il Sole smetterà di bruciare e esploderà lasciando una nana bianca. Noi siamo la Milky Way, la Via Lattea, che è quella parte al centro qua. E poi noi siamo una galassia gigante, circondata da tante galassie più piccoline, satellite. No, abbiamo il Leo, l'Ursa Minor, Draco, Carina, Sagittario, Sculptor, Fornax, sono tutte galassie molto più piccole della nostra, che ci orbitano attorno. E poi però abbiamo vicino a noi Andromeda, che si vede benissimo anche con i telescopi, è un'altra galassia un po' più grande della nostra, attratta gravitazionalmente da noi, quindi noi siamo in un sistema, e anche lei ha le sue galassie satellite attorno. Tutte queste galassie formano il gruppo locale. Che cos'è? È questo assemblamento di galassie tutte legate gravitazionalmente tra di loro.
dove sono tutte le altre galassie, sono ancora più fuori, ancora più lontane, non fanno parte del gruppo locale, ma l'universo visibile, il nostro, contiene miliardi, centinaia di miliardi di galassie, quindi di sistemi simili a questo. Così come la nostra galassia contiene miliardi di stelle, il nostro universo contiene miliardi di queste galassie. E quindi vediamo un po' cosa succederà ad Andromeda. Abbiamo detto che siamo nello stesso gruppo. Quindi Andromeda è quel puntino lì che è illuminato, mentre la striscia che si vede lì nel cielo è la nostra galassia, è la Via Lattea, quindi noi siamo sul disco della Via Lattea e vediamo Andromeda là, lontana. Questo è il cielo oggi, con un occhio nudo, chiaramente ci vuole...